arriviamo a casa te li leggo tutti. Va bene, Lollo? Va bene, Lisa. Li porto io, mamma. Sicura, tesoro? Dagli a me. Trattali bene quei libri della biblioteca, Lisa, e ricordati... Che ne sono responsabile finché li tengo io. Lo so, mamma. Ah? Ehi, guarda lassù! Forte! Quello deve essere un dinosauro. Ho sempre desiderato vederne uno. Mi dispiace, Lollo, ma è soltanto una gru. Sposta le cose pesanti. E io sono pesante? Tu sei leggero come una piuma. Non saprei neanche dire se sei nel mio zainetto oppure no. Ecco la stazione della metropolitana. Si prende il pullman? No, la metropolitana, che è come un treno che va sottoterra, con le gallerie e con tutto il resto. E va velocissimo, sai? Molto più veloce del pullman. Stammi vicino, Lisa, mi raccomando, eh? Sì, mamma. Stammi vicino anche tu. Ricevuto. Ecco qui il tuo gettone. Grazie, mamma. Sta attento, Lollo. Basta che io metta il gettone qui dentro e... Abracadabra! Si apre! Hai visto? Che magia! Vedi quella luce gialla? Vuol dire che quello è il vagone dove sta il conducente. Brava! Sai tante cose sulla metropolitana. No, è facile, basta prenderla un po' di volte. Hai controllato che il tuo zainetto sia ben chiuso? Ma sì, mamma! Lisa, a me sembra che il tuo orsacchiotto stia per cadere. Aiuto! Io non voglio cadere! No, non ti preoccupare, mamma. Ho la situazione sotto controllo. Attenzione, prego. Le porte stanno per chiudersi. Prossima fermata centrale. Prossima fermata centrale. Lisa, sto per cadere, Lisa! Lisa! È la nostra, vieni tesoro. Bene, sei pronto, Lollo? Senti che musica stupenda! Permesso, mi scusi, signore, permesso! Calmati, bambina! Lisa! Mamma, voglio dare anch'io qualcosa a questi due signori. Sono veramente bravi, non trovi anche tu? Altro che, sono molto in gamba. Devo avere qualche monetina. Lollo! Che succede? Lollo, non c'è più! Eccolo, guarda dov'è! Attenzione, prego, le porte stanno per chiudersi. Oh, Lisa... È soltanto colpa mia. Sarei dovuta stare più attenta al mio orsacchiotto. E adesso cosa faccio? Oh, povero me, sto entrando in un tunnel senza fine. Non troverò mai più la strada di casa. Lisa! Lisa! Come faccio senza di te? Trovami! Ehi, sono qui! Finalmente ti ho trovata! Oh... Ma tu non sai, Lisa. Se mi sono perso, cosa dovrei fare per farmi ritrovare?
Se Lisa fosse qui, saprebbe di certo come comportarsi. Mamma, prendiamo il prossimo treno, così non perdiamo le tracce di Lollo. Tesoro, la vedi questa linea blu? Indica il percorso della metropolitana. In questo punto, purtroppo, si biforca. E non sappiamo quale direzione prenderà il suo treno. Ma dobbiamo assolutamente fare qualcosa! Sì, non preoccuparti. Farò tutto il possibile per aiutarti a ritrovarlo. Ma per riuscirci dobbiamo prima studiare un piano. C'è l'ufficio oggetti smarriti qui! È vero, si trova presso la stazione centrale. È meglio che ci muoviamo. Chiudono tra meno di mezz'ora. Andrà tutto bene, vedrai. Lo ritroveremo. Lollo è speciale per me. Certo, lo so. Ti ricordi il giorno in cui l'ho comprato? Ho speso tutti i miei risparmi. Lo ricordo e come. Mamma, e se qualcuno lo trova prima di noi e decide di tenerselo? Ciao, Orso, da dove salti fuori? Ops. Scusi, signore. Questi treni a volte danno certi scossoni. Tesoro, quest'orsetto non è tuo. Rimettilo dove lo hai trovato. Probabilmente ora c'è qualche bambino che lo sta cercando. Ma mamma, dai, me lo lasci tenere, ti prego. No, non è tuo, quindi non puoi. E poi ne hai già tanti di giocattoli. Oh no, il treno si ferma. E sono già le 6:20. L'ufficio oggetti smarriti tra poco chiude. Questo signore deve essere il conducente del treno. Come posso fare per farmi notare da lui? Shh, sta buono. Che ti prende, amico mio? Ciao, bel cagnolino. Mi aiuti, per piacere? Credo di essermi perso. E allora cosa hai trovato? Oh, ciao! Senta, mi scusi, è suo questo? No, probabilmente l'ha perso qualche bambino. Oh, povero orsetto. Io scendo alla stazione centrale, posso lasciarlo agli oggetti smarriti. Sbrigati, mamma! Dammi la borsa con i libri della biblioteca, così corri più veloce. Temo che l'ufficio chiuda tra pochi minuti. Dimmi che è lì, dimmi che è lì! Ma cosa faccio se invece non c'è? Può darsi che l'abbia trovato una brava ragazza responsabile, con una grande borsa in cui legarlo per bene. Altri 5 minuti avrebbero chiuso. Ciao, piccola, che cosa hai perduto? Il mio orsetto, Lollo! Mi è caduto mentre uscivo dal treno, non ho stretto bene lo zainetto e così avrei dovuto tenerlo d'occhio, lo so, ma c'era la musica e... Stiamo cercando un orsetto che indossa una salopette di velluto verde. Vado subito a vedere. Oh, mamma, speriamo! Sono spiacente, ma non vedo nessun orsetto con la salopette. Perché non tornate domani mattina? Non le dispiace se Lisa e io diamo un'occhiata? Ma certo che no! Ciao, Dora. Guarda cosa ho trovato dentro una carrozza. Oh, ma che tesoro di orsacchiotto. Credo di sapere a chi appartiene. Lollo! È il mio Lollo! Grazie, signore! È stato gentile a portarlo qui. Sì, gentilissimo. Cerca di stare più attenta, però. Certo, lo prometto, signore. Ora basterà dargli una bella pulita e tornerà come nuovo. Vieni, Lisa. Andiamo a casa. Oh, Lollo, sono molto, molto dispiaciuta. Era la prima volta che ti portavo sulla metropolitana e dovevo stare più attenta, lo so. Ti prometto solennemente che non ti perderò mai, mai più. Ho avuto tanta paura oggi, ma sono contento di averti ritrovata. Anche io, Lollo. Sono più alto io.
Ora che lo abbiamo messo nella terra, questo girasole crescerà, crescerà e diventerà sempre più alto. Nel giro di poco tempo diventerà altissimo, proprio come nella fiaba di Jack e la pentola di fagioli. Allora noi lo scaleremo e arriveremo in alto, più su dei grattacieli. Lisa, aspettami. Dove vuoi andare? Fino in cima. Voglio raccogliere un po' di semi di questo girasole, così li pianto e faccio una foresta. Che te ne pare, Lollo? Ti posso aiutare? Certo. Oh no! Si sarà rotto! No, no, mi pare di no. Per fortuna non stava passando nessuno, poteva farsi male. E il girasole si è fatto male? Non lo so, però non sembra. Forza, vieni con me, andiamo a riprenderlo. Ci aspettano ancora un bel po' di lavoretti di giardinaggio. Noi scendiamo un momento, mamma. Perché, tesoro? Purtroppo mi è caduto di sotto il vaso del girasole e Lollo e io andiamo a prenderlo, è in strada. Ah, Lisa, mi hanno detto che l'ascensore è fuori servizio. Troppo tardi. Cosa dice questo cartello? Fuori servizio. Si prega di usare le scale. Siamo spiacenti per l'in... in... inconveniente. Siamo spiacenti per l'inconveniente. Sono io quello che è spiacente. Spiacente per cosa? Temo che dovrai usare le scale. Stanno facendo la manutenzione dell'ascensore. Non c'è problema. Ci vediamo, Pedro. Mamma mia, quanti piani. Faremo in un attimo. Davvero? Tienti forte, Lollo! Wow, sembra di andare sulle montagne russe! Ho sempre sognato di fare un giro sul lato volante! Stop, Lisa! Frena! Ciao, Lisa, cara. Sto andando lenta come una tartaruga, mentre tu salti come un coniglietto. Faccio finta di andare sulle montagne russe. Non ti importa che l'ascensore sia fuori servizio? Tu abiti all'ultimo piano, o sbaglio? È vero, ma non fa niente. Adesso dobbiamo andare. Lisa, aspetta. Mi potresti fare un grosso favore? Ma certo, signora Cho, dica pure. Il mio carrellino della spesa è giù nell'androne e io stavo andando a prenderlo. Potresti portarmelo su tu fino a casa? Vedi, è già la seconda volta che vado su e giù per le scale e sinceramente mi sento proprio un po' stanca. Dobbiamo riprendere il nostro girasole, Lisa. Mi dispiace, signora Chow, veramente sto facendo giardinaggio. Ci metterai solo qualche minuto? Ti prego, Lisa. Non lo so. Ma forse il giardinaggio può anche attendere. Grazie di cuore, Lisa. Sei molto gentile ad aiutarmi. Fare giardinaggio è più divertente che fare favori. Certo, lo so, ma la signora Chow ha bisogno d'aiuto. Andiamo. Sai che ti dico? Scendere le scale è divertente, ma salire è faticosissimo. Non sarebbe bello se queste scale diventassero scale mobili? Basterebbe stare fermi. La fatica la farebbero tutta loro. Primo piano, signori! Primo piano, signori! Secondo piano! Terzo piano! Terzo piano! Quarto piano! Shh! Zitto, Lollo! Eccoti! Vieni avanti, Lisa. Ti sono molto grata. Questo è tuo. Grazie. Ciao, Kitty! Che spettacolo! Lei ha un mucchio di piante bellissime! Sembra una giungla la sua casa! Il giardinaggio è uno dei miei hobby. Vuoi accomodarti un momento, Lisa? Posso offrirti del tè freddo? Volentieri! È stato faticoso fare le scale su e giù! Oh, ma il mio girasole è ancora in strada! Devo andare, signora Chow! Grazie lo stesso! A te! Ah, buongiorno, Lisa. Ho messo il piede su un'automobilina di Moppy e me lo sono rotto. Capisco.
Mi faresti un favore? C'è di sotto un giovanotto che aspetta nell'androne. Deve ritirare questo pacchetto. Non vorrei cadere e rompermi anche l'altro piede. Oh... D'accordo, non si preoccupi. Dopotutto si vede che ha bisogno di aiuto. Salve! Esci! Ragazzi, sono stanchissima. Credo che oggi siamo andati su e giù per queste scale almeno un centinaio di volte. Anch'io, Lisa, sono senza forze. A chi lo dici? Eh? Eh? La manutenzione è finita! L'ascensore è di nuovo utilizzabile! Meno male! Prego! Grazie! Si sale! Ciao, mamma! E il tuo girasole dov'è? Oh? Oh, no! Ero così impegnata ad aiutare gli altri che me lo sono dimenticato! Arriva o no questo ascensore? È occupato! È fermo al secondo piano! Tienti forte, Lollo! È meglio che andiamo giù a piedi! Guarda, non sembra molto in forma, non è vero? Eh già, non è per niente in forma! Lisa! Lisa! La tua piantina sta bene? Ho paura di no! Allora perché non la porti qua da me? Chissà, forse posso darti una mano. Oh, e poi mi piacerebbe affidarti una cosa. Vieni su. Dice che la mia pianta si riprenderà. Oh, ma certo. I girasoli sono robusti, sai. Però dobbiamo dargli un sostegno a cui si possa appoggiare finché non si rimette in forze. Vuol dire come le stampelle che usa il papà di Moppy che si è rotto un piede. Esattamente, gli ci vogliono delle stampelle, però adesso io non ho bastoni abbastanza piccoli da usare come sostegno. Forse potremmo usare uno di questi, tu che ne dici? Un bastoncino cinese, ma certo! Adesso è sufficiente che avvolgiamo un pezzo di cordino attorno ed ecco fatto, è tornato come nuovo! È stata molto gentile a prendersi cura del mio girasole, signora Cho. Oh, di niente. Come ti dicevo prima, c'è una cosa di cui vorrei ti occupassi tu adesso. Certo, ma guardi che l'ascensore ora funziona. Oh, no. Non ho in mente di farti fare altre commissioni. Ho una sorpresa per te. Che carina! Io la chiamo pianta di giada, si può dire che sia parente del cactus, ma il cactus quasi sempre ha delle spine che pungono. Lei invece ha le foglie belle lisce, ama molto la luce del sole e non bisogna annaffiarla troppo spesso. Così vuole che mi prenda cura della sua pianta? Oh no, desidero che tu la prenda e basta, ora è tua. È un premio per la tua gentilezza. Oggi sei stata molto servizievole con me e con gli altri inquilini del palazzo. È bellissima! Le prometto che me ne prenderò cura tutti i giorni! Lo so che in buone mani! Sei stanca? Sì, un pochino! Ma è bello aiutare le altre persone! Soprattutto perché è un modo per sentirsi bene con se stessi! Lisa! Che c'è, Lollo? Potresti darmi una mano, per piacere? Ma certo, eccomi qua! Non devi fare altro che chiedere!